Amici di Network Azzurra, buongiorno e buon martedì a tutti. Dunque, una forte e alta pressione di matrice russa si sta estendendo nella parte alta dell'Europa e collegherà un filtro enorme, diciamo, a quelle latitudini e lascerà campo aperto alle perturbazioni atlantiche che lentamente si muoveranno verso l'Europa occidentale, convogliando veloce maltempo tra l'Inghilterra, la Francia, il Benelux e quant'altro, e l'Italia si trova praticamente ad essere terra di mezzo tra queste due figure bariche. Terra di mezzo, naturalmente, che darà i suoi frutti anche in seno nei prossimi giorni, apportando una serie appunto di perturbazioni anche da noi, però gli effetti sono abbastanza blandi, poiché appunto i maggiori effetti li daranno sulle zone già precedentemente citate. Naturalmente le parti più colpite saranno sempre il centro Italia, la parte tirrenica, che sono appunto sovraesposte a questa situazione, un pochino meno da noi. Quindi anche domani ci sarà la seconda perturbazione in arrivo, dopo quella di ieri che ha sviluppato il suo massimo carico di piovosità tra il Lazio e la Toscana e la Sardegna, arrecando anche molti danni per i forti venti nel Lazio appunto, e arrecherà ancora una più discreta piovosità a nord-ovest e sulle stesse zone tirreniche e nella serata probabilmente anche da noi con qualche piovasco. Sarà una giornata anche oggi all'insegna dell'estrema variabilità, naturalmente avremo degli spazi di sereno contigui a nuvolamenti piuttosto estesi e persistenti durante la giornata. Le temperature non caleranno durante tutta la settimana perché i venti sono di stazione meridionale e quindi manterranno le temperature abbastanza elevate. L'unica nota di demerito è che l'umidità naturalmente sarà persistente, la sentiremo un pochino forte. Anche mercoledì ci sarà un'ulteriore perturbazione, un pochino più organizzata, che dispenserà maggiori piovaschi, anche se da noi la cosa è ancora un po' incerta. Poi tra giovedì e domenica un leggero campo anticiclonico ci proteggerà un pochino di più, dando maggiore stabilità, ma lì ne riparleremo ovviamente in settimana. Quindi una giornata ancora una volta presumibilmente molto variabile, ma tant'è, questa è la situazione. Quindi vi auguro buon giorno a tutti e ci sentiamo domani. Ciao!